Allora, oggi sono di nuovo al Re Favaie e il progetto, anzi più che progetto, l'idea sarebbe quella di raggiungere i laghi di Coltorondo e poi in base a come gira il tempo e a come sono preso io a livello mentale e fisico valuterò se rientrare per la stessa strada piuttosto che continuare verso Forcella Paradisi, salire in cima a Paradisi e scendere dalla Agafo Sernica, diciamo, per intenderci. Ecco. Siamo arrivati, sono solo al punto di intersezione. Questo è dove sarei sbucato se avessi preso il sentiero più ripido. Adesso si procede su questa forestale, perché andando invece su per di qua, per questo sentiero che si innerta in mezzo al bosco, si va verso la Fossernica, o meglio, anche per di qua si va verso la Fossernica, ma da qui si tagliano tutti i tornanti che ci sarebbero se uno decidesse di seguire la forestale per arrivare fino in Fossernica. Se invece mi state chiedendo, magari no, perché ho questo cappellino che sembra fuori stagione, è perché insieme a Rosetta 2 settimane fa mi sono ustionato, ero diventato viola e quindi adesso devo fare molta attenzione all'esposizione al sole, quindi crema 50 e berrettino anche se non siamo in piena estate. Mi trovo in prossimità dello svincolo, per così dire, sentiero che adesso inizia a inerpicarsi in maniera molto accentuata e vista la presenza di neve e il fatto che appunto gli scarponi mi stanno facendo un po' di male e che comunque cammino da un'ora ho fatto 4 km, quindi ho avuto una buona media. Adesso mi fermo su questo sasso, mi, tra virgolette, medico un pochino i piedi, faccio una pausa veloce, mi metto ancora un po' di crema sul muso perché la neve riflette, è da quello che mi ha fregato la volta scorsa, che mi ha fatto diventare viola, e poi riprendo a camminare. Questa mulattiera è sempre abbastanza scontrosa da affrontare. Metri, malga Coltorondo, proseguiamo verso Pian delle Belle Fior, Forcella Valmaggiore, quindi sul 335 di qua. Thank you.
che sarà difficile andare di là verso la Forcella Paradisi e Cima Paradisi, perché ho le vesciche che mi sa che sono scoppiate, quindi potrei fare l'ultimo sforzo, anche se c'è questo vento infame, per raggiungere i laghetti e dai laghetti ritornare indietro alle Favaglie. Lì tra l'altro il tempo è parecchio cupo e quindi mi spaventa un po' l'idea di affrontare quel pezzo con i piedi non al meglio, e mi sa che quindi questa possa essere la scelta più opportuna. Che cielo! Salutiamo l'amico Cima Cece che è scomparso, timidone, adesso per questa direzione tra poco dovrei trovare il primo dei due laghetti di Coltorondo, anche se non ho mai capito come mai si chiamino di Coltorondo, visto che il Coltorondo è da quella parte. Che nebbia che è venuta giù. Non so quanto si senta, ma in teoria c'è un po' di vento. Allora, quelli là sotto, quello lì è uno dei due laghetti di Coltorondo. Quella è la Cima Paradisi e quella sostanzialmente è il pezzo dalla Forcella che dovrebbe essere là sopra. Lui è tutto in cresta che porta la cima e poi scende lungo verso la Fossa Ernica, ma oggi non la farò. Perché? Perché il tempo non è dei migliori, c'è un po' di vento, da sopra fortunatamente mi fa compagnia mio amico Cima Cece, che è Guzzi in campanile, è bellissimo comunque, anche se fa freddo tanto, perché questo vento è fortissimo, ma diciamo, la giacca comunque mi ripara, e direi quindi che da questo magnifico paesaggio, anche se un po' è tutto. Io adesso riprendo la strada per il ritorno e grazie per essere tornati sul mio canale, per essere passati per la prima volta o solite storie, e vi ricordo di andare a dare un'occhiata anche al sito Mountain Drive, dove potete trovare un sacco di informazioni sulle escursioni qui tra Trentino, Friuli e Veneto. E saluto i miei amici Max, Matteo, Andrea.
Andrea, Fabio e Jenny e tutti gli altri che fanno parte un po' di questa tribù. E bene, direi che per oggi, mettiamoci così che è più bello, per oggi è tutto. Adesso scappo perché fa un fiaffredino.